Allora, perché è inemendabile la proposta dell'assessore De Matteo? È inemendabile sia nel merito che nella forma, nel senso che unitamente a quella che è la proposta di legge sull'alienazione degli immobili, l'assessore Di Matteo mira a svendere il patrimonio per manutenere, per fare manutenzione. E questo quanto può durare? Chiaramente dura poco. Noi quello che ci proponiamo è un circolo più virtuoso e un impegno della Regione concreto in milioni di euro per tutelare il diritto dei cittadini ad avere una casa e per anche avere magari delle nuove forme di investimento, quali possono essere ad esempio il riefficientamento energetico e la ristrutturazione e la manutenzione straordinaria degli edifici. Quello a cui miriamo è chiaramente un contenimento della spesa, quindi abbiamo riformato la riforma ATER del Movimento 5 Stelle, contiene la spesa riducendo gli attuali consigli di amministrazione ad un solo consiglio di amministrazione, quindi ad un ARET, un ente unico che diriga, diciamo così, le sezioni distaccate, che quindi perderebbero l'autonomia. Un 30% di uno, diciamo, di emolumenti di un consigliere regionale, no? Sì. Che alla fine fanno la differenza dai 300.000 euro del direttore dell'ATER di, sì, di Chieti. Sì, beh, poi io sono di Chieti, insomma, l'ATER di Chieti si è vista particolarmente sfortunata negli ultimi anni per vari scandali, diciamo, sia dall'assegnazione degli alloggi che hanno visto coinvolto l'assessore D'Agostino, sia al direttore che guadagnava più di Obama. Per cui questo problema lo sentiamo particolarmente. Quello a cui miriamo è rendere un po' più efficiente ed efficace il servizio al cittadino, i diritti per il cittadino e il contenimento della spesa, quindi sia riducendo il numero dei CDA, che diventerebbe soltanto uno, sia riducendo proprio gli emolumenti per i dirigenti. Dove prende la Regione i soldi appunto per aumentare il patrimonio abitativo, quello che chiedete di fare? La Regione deve fare una scelta di priorità. Noi crediamo che se si trova 1 milione di euro per costruire il Ponte del Cielo, si troverà qualche milione di euro per garantire una casa agli abruzzesi. Ecco, voi sostenete anche delle soluzioni per quanto riguarda il recupero crediti, che è la cosa più importante, tutto quello che l'ATER deve avere dai morosi. C'è un sistema che suggerite o cosa? Il sistema è il controllo, secondo noi, il controllo e la pubblicità e la volontà politica di effettuare delle scelte, di realizzare delle scelte. I controlli sono fondamentali anche per quanto riguarda la legittimità, diciamo così, degli alloggi e degli inquilini, per cui un controllo a tappeto su tutto, sulla spesa, sui crediti e anche sugli assegnatari. Ecco, un amministratore unico e 4 unità territoriali, cosa cambia ad esempio anche per l'ATER qui dell'Aquila? Cosa cambierebbe? Cambia la gestione. L'ATER unica si occuperebbe del social housing, quindi di strutturare una programmazione, della manutenzione straordinaria, mentre invece le sedi territoriali si occuperebbero soltanto della gestione ordinaria, della manutenzione ordinaria, e sono suddivise tra area metropolitana Chieti-Pescara, Chietino del Sud, diciamo così, quindi provincia di Chieti, Lanciano Vasto, e L'Aquila e Teramo. È una riorganizzazione volta ad una maggiore efficienza. Abbiamo un'idea del patrimonio abitativo, a quanto ammonta, tra virgolette, di cosa stiamo parlando in maniera tangibile? Allora, noi stiamo ottenendo i dati più precisi, ma contiamo, abbiamo verificato già per esempio che ci sono soltanto già 2000 alloggi non assegnati perché mancano di manutenzione, per cui sono dati che stiamo verificando nella loro esattezza, ma certamente critici.